Buongiorno a tutti e benvenuti a questo evento organizzato dalla Fondazione Carlo Perini. Sono Cristian Iosa, il presidente, e ho l'onore di presentare oggi un'iniziativa estremamente importante. La presentazione di un nuovo libro intitolato Le conche per la navigabilità dei navigli lombardi, di Roberto Biscardini e di Edo Benchetti, a cura dell'associazione Riaprire i Navigli. È un libro unico nel suo genere, come vedremo, ed è un libro che si inserisce a pieno titolo nella programmazione delle attività culturali della Fondazione Carlo Perini, che da ormai 3 anni circa sta portando avanti il noto progetto Milano Città d'Acque, con lo scopo di promuovere iniziative, attività didattiche, anche fatte di incontri e convegni pubblici per giovani, per cittadini, anche per le scuole, quindi sul tema dell'importanza dell'ambiente, in particolare dell'acqua, che non solo come risorsa preziosa da proteggere, ma anche come strumento fonte di vita e di ogni attività antropica. Quindi, partendo dalla definizione che abbiamo voluto dare di Milano Città d'Acqua, come Fondazione Perini ci siamo impegnati per trasmettere il messaggio dell'importanza di questa risorsa come indispensabile alla vita dell'uomo a 360 gradi sostanzialmente, e allo scopo di indagare sull'evoluzione del rapporto dell'uomo con l'acqua nel territorio dell'area milanese lombarda, prestando particolare attenzione agli aspetti storici di costruzione della rete idrografica milanese lombarda. Tra i protagonisti della nostra fondazione che si sono dedicati con più passione e più anima a questo progetto, ricordo Alessandro Cornaggia, che è stato sostanzialmente l'ideatore del progetto, che sarà presente anche oggi in questa iniziativa, quindi chi meglio di lui, con la passione che ci ha messo, può oggi porre anche delle domande a Edo Benchetti e Roberto Biscardini. E voglio ricordare anche l'impegno dei nostri collaboratori del nostro consiglio direttivo, Emanuela Ogliarolo, responsabile scientifica del progetto e che ci sta seguendo da casa, e anche i coordinatori del progetto, Antonio Barbalinardo e Alberto Pellini. Oggi abbiamo quindi come ospite, ve li vado a presentare, colui innanzitutto che farà da presentatore e farà l'intervista a Roberto Biscardini e Edo Benchetti, ed è Andrea Castagna, scusate, eccolo qui, buongiorno. È il direttore editoriale della Biblion Edizioni. Abbiamo Edo Benchetti e Roberto Biscardini, che non hanno bisogno di presentazione, come dicevo, e che sono i protagonisti sotto 2 punti di vista diversi, magari, della realtà dei navigli lombardi. Uno, Edo Benchetti, che ha scritto non so quanti libri sulla storia e sull'importanza dei navigli, e l'altro, Roberto Biscardini, e con la sua attività della sua associazione Riaprire i Navigli, più di tutti si sta dedicando al progetto, che è partito sostanzialmente da un'iniziativa del Comune di Milano nel 2011 della riapertura dei navigli. E abbiamo poi Alessandro Cornaggia. Do la parola innanzitutto ad Andrea Castagna della casa editrice Biblion, che ci vuole introdurre anche questo lavoro, che poi, come vedremo, dicevo, è molto importante, è molto interessante, perché racchiude al suo interno materiale inedito. Io l'ho letto con attenzione e ci sono veramente delle chicche, dei gioielli che in nessun altro tipo di libro venivano affrontate queste tematiche. Tema delle conche per una navigabilità dei navigli lombardi, che viene affrontato su tutto il territorio lombardo, quindi le conche dal Lago Maggiore a Milano, quindi da Abbiategrasso verso il Ticino, dal Lago di Como a Milano, per poi finire con le conche dei navigli milanesi.
È un lavoro certosino di Edo Bicchetti e di Roberto Biscardini, fatto tra l'altro in un periodo durante il Covid, per cui qui ci chiediamo come, se vogliamo fare una prima domanda alla quale poi risponderete, come avete fatto a collaborare a distanza in questo periodo e a produrre un risultato di così grande qualità, ma avrete modo poi di rispondere successivamente a questa domanda. Passo la parola ad Andrea Castagna. Buongiorno, sono Andrea Castagna della redazione di Biblion Edizioni, la persona che materialmente ha seguito la lavorazione del libro, in particolare la cura redazionale dei testi. Il libro è questo, fresco di stampa, uscito a gennaio 2021, sono 272 pagine riccamente illustrate, con le fotografie spesso inedite di Stefano Topuntoli, che ha compiuto un sopralluogo sul posto, e altre immagini di repertorio, d'archivio, cartografia storica. Gli autori che sono qui presenti, Roberto Biscardini, presidente dell'associazione Riaprire i Navigli, architetto, già docente presso il Politecnico di Milano di urbanistica, ha ricoperto numerose cariche pubbliche, tra cui sei membro del Senato, e assessore ai trasporti Regione Lombardia, Edo Bricchetti, storico, umanista, membro consigliere ICOM Lombardia, numerose benemerenze presso enti sia pubblici che privati, docente anche egli presso il Politecnico, uno dei precursori dell'archeologia industriale in Italia, e quindi chi è meglio di lui per iniziare, diciamo, proprio dal titolo del libro, Le conche per la navigabilità dei navigli lombardi. Ma cosa sono le conche? A me la domanda rivolta. Sì, sì, a dottor Bricchetti. È un marchingegno idraulico che converte un canale a pendenza continua in un canale a gradinate. Il gradino, bisogna subito dire, è che la conca non è stata inventata da Leonardo, era già presente. Diversi tipi di conca, la conca catarata, ghigliottina, nell'alveo del fiume. Leonardo ha perfezionato la conca durante i suoi sopralluoghi, ha avuto modo di ammirare i lavori della scuola idraulica lombarda e ha introdotto dei perfezionamenti che sicuramente hanno fatto in modo che la conca diventasse più fluida, più manovrabile, più efficiente. Per esempio l'angolazione delle portine a monte, la riduzione in altezza delle portine, perché non necessitava di avere questa grande altezza, perché il pescaggio delle barche era molto basso. Poi gli sportelli che ha introdotto nelle portine, anche qui va detto che già Leon Battista Alberti ne aveva parlato, i gradoni che seguono nel bacino, che spezzano la caduta dell'acqua, quindi la sua violenza per impedire che rovinino il letto, le sponde, e basta, insomma, Leonardo, questa conca si chiama Vinciana proprio perché si rifà a questo modello. Però, ripeto, la conca era già stata impiegata in epoche precedenti dalla Cina all'Olanda, non naturalmente nel modo in cui poi la scuola idraulica lombarda l'ha perfezionata, e lì diventa veramente una macchina fantastica. In che ha senso quindi parlare di un primato della Lombardia in questo ambito, della progettazione idraulica della conca? Sicuramente sì, tant'è vero che in tutti i consessi internazionali questo viene ripetuto, perché se c'erano esempi, diciamo così, preistorici, la conca della scuola idraulica lombarda ha consegnato al mondo e all'Europa un modello a cui poi si sono tutti adeguati. In fin dei conti l'impianto della conca non è cambiato, è sempre lo stesso, e quindi dalle conche, le grossissime conche dell'America e della Germania, alle nostre conche storiche, il principio è sempre quello: cambiano i materiali, cambia anche l'animazione, cioè l'apertura delle porte, che una volta veniva effettuata a mano, oggi viene effettuata elettricamente, quindi ti permette di sollevare anche
una porta ghigliottina, ma l'impianto è lo stesso ed è quel meccanismo che ti permette di livellare l'acqua, che ti permette di scendere e di risalire. Niente, chiarito cos'è la conca, chiedo a Roberto Biscardini perché un libro sulle conche a questo punto. Ma questo libro è un'idea, oltre che un libro, è l'idea basilare di far capire a tutti coloro che parlano di riapertura dei navigli, dopo lo sforzo decennale per introdurre questo argomento, per esempio a Milano e in Lombardia, quindi la riattivazione dei navigli esistenti e la riapertura dei navigli che purtroppo sono stati chiusi, ecco, è parlare a tutti coloro che, affrontando l'argomento della riapertura o della riqualificazione dei navigli per garantire la loro navigabilità, si rendano conto che bisogna fare una cosa molto semplice: bisogna ristrutturare le conche che sono state abbandonate e bisogna realizzare quelle che sono state abbandonate. E quindi è, come dire, un libro per mettere anche un po' il dito nella piaga, cioè parliamo da anni, da decenni di navigli, ma se vogliamo passare dalle parole ai fatti, ecco, il primo fatto per garantire la navigabilità, che è l'obiettivo della riqualificazione dei navigli, perché l'operazione riqualificazione o riapertura dei navigli a Milano, sulla base delle indicazioni che noi avevamo dato già a partire dal 2008-2009, non era certamente quella di abbellimento e basta della città, era quella di ridare ai navigli la funzione navigabile. Quindi, per navigare, come dicevo un attimo fa Edo Brichetti, bisogna avere le conche. Noi abbiamo fatto questo lavoro che io non immaginavo nemmeno all'inizio della scrittura di questo libro, che è stato quello di costruire questo atlante delle 54 conche, sono tante, nessuno se le immagina, che esistono malconce, quasi tutte malconce abbandonate, sulla rete dei navigli della Lombardia. Quindi è un censimento, un atlante molto documentato anche dal punto di vista fotografico. Abbiamo appunto commissionato appositamente un rilievo fotografico e quindi il libro si compone di due parti. Ho già fatto vedere la copertina, che è bellissima, io la rifaccio vedere perché è stimolante. Il libro è grande, voluminoso, e si compone di due parti. La parte iniziale è soprattutto la parte storica su come si sono evolute le conche, come diceva Brichetti, nel corso dei secoli, e che cosa hanno rappresentato anticamente per i navigli della Lombardia e per i navigli di Milano lungo la fossa interna. E dall'altra, la seconda parte è un libro proprio di questo che io chiamo Atlante delle conche della Lombardia. Se dovessimo scegliere due parole, due o più parole chiave per descrivere il contenuto del libro, quindi cosa scegliamo? Ma io direi di leggerlo, di sfogliarlo e poi di andare a vedere le conche, perché così come una volta ne discutevamo, la parola, persino la parola conca, non è una parola molto, come dire, compresa dal grande pubblico. Stamattina ho fatto una telefonata con un comune sul quale insiste proprio una conca di questo libro e all'impiegata ho dovuto ripetere 100 volte la parola conca, conte, conchi, non riuscivano a capire, cioè non entra nell'uso comune, mentre è una parola, come dire, ormai in uso. Ma la cosa principale è come mi ha mandato un messaggino una mia amica che ha avuto il libro, che ha preso il libro e dice: guarda, ho capito che adesso il turismo lo faccio in Lombardia andando a visitare le conche. Ecco, questo secondo me è l'aspetto forse più interessante, è un omaggio alla Lombardia. È anche un messaggio ambientale, è anche un messaggio ambientale, perché se andaste a vederlo scoprireste veramente paesaggi fantastici a pochi passi, fra l'altro, anche dalla metropoli. Quindi sono anche belle, è un'occasione per
stare in aria, in campo aperto, respirare aria, vedere, gustare le passeggiate sia in bicicletta che a piedi, e scopriremo veramente un panorama che vale assolutamente la pena di conservare, perché se lo perdessimo poi potremmo avere un grande rammarico. Ecco, io mi prometto soltanto perché Roberto Biscardini di Bicchetti mi hanno mandato diverse fotografie, e sarebbe anche bello, immagini, e sarebbe anche bello mandare in sovrimpressione, far vedere. Ci sono nel libro, oltre a immagini fotografiche, ci sono anche delle mappe catastali, delle planimetrie del 1700 che sono rare. E quindi adesso magari provo a mettere anche in sovrimpressione qualche immagine, in particolare la cartografia delle conche di cui parlava Roberto Biscardini precedentemente. Faccio io il lavoro un po' da regista per mettere in condivisione queste immagini. A me hanno colpito queste tre parole utilizzate. Una è Atlante, come rassegna ragionata delle conche della Lombardia, quello che stiamo vedendo. L'altro è il territorio, il contesto, appunto la regione Lombardia. E l'altra parola è paesaggio, come prodotto dell'interazione dell'uomo con l'ambiente. Ecco, dall'immagine che stiamo vedendo, che nel libro è su due pagine una accanto all'altra e quindi la si apprezza nella sua interezza, si vede che i canali navigabili, la navigazione interna, non riguarda solo la città di Milano, ma l'intera corso d'acqua della regione, questo sistema che aveva il suo perno sulla città. Possiamo partire dal cuore del sistema, cioè dalle conche che non vediamo più. Potrei chiedere al professor Bricchetti del tratto cittadino, la cerchia interna, quella interrata e che si ipotizza di riaprire per riconnettere l'intera rete. Sì, va detto subito che la cerchia interna fu resa navigabile solo quando si riuscì a portare le acque del Martesana in San Marco. Prima era usata solamente nel tratto dalla conca di Viarena, quindi dalla Darsena attraverso la conca di Viarena fino ai cantieri del Duomo, quindi al laghetto di Santo Stefano. Quello era il tratto usato. Un'altra cosa, appunto, viaggiando nella memoria di queste conche, una conca di cui pochissimi parlano, la conca di Sant'Ambrogio, perché la via adesso trafficatissima, inquinatissima di via Carducci, all'epoca era il naviglio di San Gerolamo, o naviglio ducale perché giungeva fino al castello. E lì avevamo una conca, di cui sappiamo l'esistenza, che poi è stata abbandonata nel 1549. Ecco, e quindi la cerchia viene resa completamente navigabile, quindi usata per commerci, per muovere le ruote, eccetera, eccetera, solamente quando si riuscì a portare le acque del Martesana in San Marco, grazie anche questa alla realizzazione della conca dell'Incoronata, che vediamo ancora oggi, ahimè, senza acqua. È un incarico che era stato dato a due tecnici comunali e a Bartolomeo della Valle con la supervisione di Leonardo. Ecco, questa è la conca che permetteva di congiungere stabilmente, finalmente, le acque dell'Adda con quelle del Ticino. Però prima il naviglio di San Marco si fermava a Greco-Milanese. E l'acqua che risultava nella cerchia era un'acqua di risulta, un'acqua delle risorgive, qualche torrentello che la scaricava, ma non era una via d'acqua navigabile. Il perfezionamento di questo sistema lo si ha proprio dal 1490 in poi. Naturalmente il naviglio ducale di San Gerolamo venne abbandonato perché quella parte occidentale non faceva lo scopo dei commerci, ma anche se era un tratto ambientale molto forte, perché
lambiva la cittadella di Porta Vercellina, quindi la postella di Sant'Ambrogio. Ecco, la Conca di Sant'Ambrogio si trovava appunto nelle vicinanze della postella di Sant'Ambrogio. Immaginiamo però un impianto medievale di Milano con le sue porte d'accesso, tutte le porte che noi pensiamo siano realmente quelle, in realtà partivano tutte da Piazza Mercanti e poi si sono espanse intorno e introducevano le varie contrade. Poi ancora sono state spostate, pensiamo per esempio alla Porta Marengo di Porta Ticinese, la vera Porta Ticinese è quella che c'era alle colonne di San Lorenzo, poi è stata spostata. C'era la porta di, come si chiama, di Corso Magenta, la Vigentina, che poi è stata trasportata in Piazzale Baracca, poi dopo distrutta quando si coperse tutta la cerchia. Ecco, ma adesso io cosa dovrei fare? Commentarlo, farle vedere, eccetera, oppure farle vedere tu in libertà. Perché sono immagini della memoria, però sono immagini che ti danno l'idea di come era Milano. Un dialetto, una battuta milanese dice: se vuoi fare un passo avanti, ne deve fare due indietro. Perché bisogna capire da dove siamo partiti, cosa abbiamo fatto e dove vogliamo andare. Questo è fondamentale. Per cui il discorso a cui accennava Roberto, che se vogliamo navigare o comunque anche vogliamo ripristinare questo patrimonio, abbiamo bisogno delle conche, abbiamo bisogno di sapere dove i nostri antenati li hanno fatti, perché nulla è stato mai fatto al caso, perché è tutto in base alle pendenze, in base alle entrate delle acque, alla fuoriuscita, eccetera. Ci sono dei canali come la Vettabbia, il Re dei Fossi, la Vetra, che erano tutti il Nirone, il Lambro stesso che lambiva Milano, erano tutti canali navigabili. Vettabbia viene dal latino vectare, cioè trasportare. È impensabile che tutto questo sia abbandonato. Milano era una città d'acqua, ha fondato la sua fortuna sulle acque. Cos'è? Ce ne dimentichiamo tutto adesso? E, i tratti di navigli urbani erano anche molto diversi uno dall'altro, molto tipici. Abbiamo un tratto più popolare, uno più nobile. Puoi raccontarci di questo? Ma Nel sì, i libro se ne parla. milanesi erano molto arguti ed ironici, no? E chiamavano il tratto che andava quello di Via di Amicis fino al limitare lì di Santa Sofia, lo chiamavano il naviglio in camicia, perché era il naviglio delle officine, il naviglio del lavoro. Bondisin della Riva, nel suo trattato, diceva che quando ti avvicini a Milano, prima la senti per il rumore dei mali, via Mulino delle Armi, e dopo la vedevi. Quindi, e poi il naviglio invece da Santa Sofia fino a San Marco è chiamato il naviglio in Marsina, perché era il naviglio su cui si affacciavano tutte le dimore patrizie, le ville importanti, con i loro giardini che si affacciavano. Una cosa fantastica è che se noi camminassimo con la faccia rivolta in su, non sempre guardando per terra come faccio io, scopriremmo tante cose nella morfologia delle case, le rientranze di alcune case, no? Voleva dire che lì c'era la villa col suo affaccio, oppure la giostra, i giardini di Via Senato, di Via San Damiano, i palazzi che hanno mantenuto questa rientranza ci fanno chiaramente capire che lì c'era il proprio giardino privato. Ecco, Edo, tu prima avevi citato giustamente, visto che stavamo vedendo le foto di Memoria Storica, qui arrivano anche dei commenti da parte di alcuni spettatori, faccio vedere ad esempio quello di Daniele, da proporre agli istituti scolastici di primo e secondo grado per tramandare alle nuove generazioni la storia, altrimenti rimarrà solo patrimonio storico per pochi nostalgici e appassionati. Allora, Giustissimo, è giustissimo, perché se no la storia diventa una cosa astratta. La storia invece è vitale, la storia vitale ti insegna a non ripetere eventualmente gli stessi errori. È ecco, importante. stanno arrivando molti messaggi di questo tipo. Io ho preso l'ultimo da parte del pubblico e quindi è come se fosse quasi un appello vedere anche qualche fotografia. Quindi adesso io magari mando Sì, in sovraimpressione qualche fotografia e tu abbiamo ti
due tipi di illustrazioni Iniziamo con quelle di. tratto sul cuore del sistema. Abbiamo le opere d'arte, perché i Navigli sono anche soggetto di parecchi quadri, di parecchie riproduzioni d'autore, e cartoline o fotografie di inizio secolo, fine 800, inizio 900, che ritraggono comunque una città viva e dei Navigli perfettamente inseriti in un contesto urbano. La domanda ingenua, un po' provocatoria, è perché sono stati chiusi, quindi? Come è stata motivata questa scelta, sia a Roberto che a Edo? Roberto, rispondi pure tu. Ma la storia, poi magari Edo farà vedere le immagini che abbiamo Allora le selezionato facciamo vedere dopo. dopo sul tratto della fossa interna, ma da cui si capiscono alcune cose. Ma la chiusura, come ormai abbiamo detto, molti sanno, è iniziata nel 1929 ed è partendo dalla conca di Via Renna, andando quindi all'indietro rispetto al corso dell'acqua, e si è conclusa negli ultimi anni del 1960, 69-70, noi abbiamo dato una data precisa, in via Melchiorre Gioia. Quindi diciamo che per certi versi è una chiusura relativamente antica, ma insomma stiamo parlando del 1900, non del 500-600, stiamo parlando sempre del 900, e per altri versi invece la chiusura di via Melchiorre Gioia, dove tra l'altro è una chiusura parziale perché non tutti sanno che il Naviglio della Martesana in Melchiorre Gioia non è stato chiuso così come è stata chiusa la fossa interna, ma è stato solo interrato, corre ancora sotto il manto stradale di via Melchiorre Gioia fino ai bastioni di Porta Nuova. Ma il perché? Il perché dipende soprattutto da una ragione di natura urbanistica. Non è assolutamente vera la storia che furono chiusi perché erano schifosi, puzzavano, erano delle fognature a cielo aperto. Addirittura tra le motivazioni ufficiali è che favorivano il suicidio, una sorta di istigazione, no? Nel Sì, libro se ne fa cenno. che si diceva che passeggiando lungo il Naviglio, soprattutto nella Milano nebbiosa, nell'inverno, facilitava questa possibilità di suicidarsi senza che nessuno lo potesse vedere. Ma dicevo, la scelta è stata soprattutto una scelta di carattere urbanistico che deriva da 30-40 anni prima, cioè dagli ultimi piani regolatori dell'Ottocento, quando Milano, in parte anche imitando il modello francese della realizzazione dei grandi viali, del modello francese della realizzazione dei viali di Haussmann, doveva iniziare a realizzare grandi strade, grandi arterie in vista, no, di una modificazione strutturale del traffico, cioè nella previsione di essere una città che non aveva più le carrozze, ma avrebbe avuto le automobili. Questa era stata la ragione di fondo, tant'è che, per esempio, i primi progetti di piano regolatore non prevedevano neanche la realizzazione della chiusura dei Navigli, prevedevano proprio la realizzazione di grandi arterie che attraversavano la città, proprio sfasciando il tessuto storico della città. Poi, per semplicità, per non realizzare delle arterie haussmanniane parigine che avrebbero distrutto buona parte della città, si è trovato comodo che la strada principale nel centro storico fosse proprio la cerchia dei Navigli, e quindi si è deciso di chiudere quella e quindi di chiudere i Navigli. Diciamo che si sono chiuse per una ragione quindi di disegno, se vogliamo anche allora, di modernizzazione, no, della città. Ormai i Navigli non erano più trafficati come in passato. E poi si dice, ma forse questa è solo una conseguenza, ma in parte anche una causa, che questa trasformazione, cioè la chiusura dei Navigli, produsse una grande operazione immobiliare, perché tutte le aree che erano intorno ai Navigli, che erano sostanzialmente
caratterizzate dalla presenza di un'edilizia povera, magazzini, ciostre, depositi di legna, carbone, marmi e quant'altro, sono diventate le case che conosciamo oggi, no? Sul fronte, sul lato destro della cerchia dei Navigli, le belle strade di via San Damiano, di via Santa Sofia, di via Molino delle Armi, eccetera. Quindi è stata una grande operazione urbanistica. Due aspetti quindi che si integrano, da una parte uno più ideologico, se vogliamo, il mito della velocità, del futuro, dell'andare incontro alla modernità, e dall'altro l'interesse, la vendita, la volontà comunque di ricavare del denaro da terreni sottoutilizzati in una certa misura. Una cosa che va detta, proprio scartabellando fra le carte, è che se ne parlava in modo concreto nel 1889, il decreto è di quell'anno, però poi dopo la copertura vera è stata effettuata nel 1929-1930 in tutta fretta. Quello che non si dice è che in questo lasso di tempo moltissime persone intellettuali, tecnici, milanesi insorsero contro la copertura, tant'è vero che poi l'operazione effettuata nel 29-30 non aveva neanche le necessarie autorizzazioni ministeriali per farla, hanno ignorato completamente queste diciamo appelli, questo è importante. Poi comunque voi dicevate sorridendo paura di suicidio, tenete presente che l'impianto ferroviario milanese è stato messo poi a regime dopo, quindi non si può caricare i Navigli di queste accuse quando poi non c'era il sistema per smaltire anche le acque, quindi è importante. Comunque non è vero che si andava sui Navigli. Non è vero che si andava sui Navigli per suicidarsi, perché se facciamo riferimento per esempio al Ponte delle Sirenette e tanti altri luoghi milanesi, ci andava per passeggiare, guardiamo di più, ci andava anche per vedere le cose, i palazzi. C'erano due quotidianità a confronto, quella dei nobili che passeggiavano e andavano in carrozza e quella invece, diciamo, dei popolani, della gente normale che andava lungo le alzaie per lavoro, per tirare sui barconi, per con i carri lavoro, eccetera. I dipinti in questo senso ci aiutano molto. In particolare penso a una veduta di Angelo Inganni che riesce a conciliare la presenza di un borghese o di un aristocratico in carrozza e di una zattera che transita lungo il Naviglio, quindi una forma di fruitazione del legname, di alimentazione. Forse abbiamo l'immagine tra quelle selezionate da Edo. Sì, la ricordo perché è una di, penso anche a Roberto, è una di quelle che abbiamo trovato in varie versioni riprodotta nei libri con varie tonalità ed è stato quella di Angelo Inganni esattamente. Allora commentiamole però un po' tutte le immagini, perché qui ad esempio abbiamo Edo, uno studio per la Colcapiana di Leonardo da Vinci. Ah, questo è un bel disegno questo, sì, non lo vedo ancora. Non lo vedi? No, non lo vedo. Allora, aspetta un attimo che vediamo se riesco a rimetterlo in condivisione. Almeno io non lo vedevo, non so se lo vedevate voi. Adesso riproviamo. Eccolo. Perfetto. Ecco, vedete, questo è uno studio di Leonardo che rappresenta il funzionamento delle conche. Vedete che c'è la conca direttamente nel lago del canale, poi c'è quella diga che diciamo invoglia la barca a raggiungere la conca, quindi era una conca di tipo piano. Vedete che non ci sono le portine angolate, ma c'è come una specie di taglio a ghigliottina. Poi andiamo avanti, questo qui sì, abbiamo la conca dell'Incoronata che abbiamo visto prima e come adesso com'era ieri. Sì, com'era ieri era bello. Comunque c'è un bellissimo dipinto di San Marco, di Segantini, che dipinge il Naviglio di San Marco che è lì nei paraggi. Ecco, qui la vediamo con il ponte delle gabelle, perché lì si pagavano le gabelle in entrata
è la classica conca vinciana, con la garritta dove stazionava il concaro, no? Colui che apriva le... perché poi una volta queste conche le si aprivano e chiudevano con dei tiranti a mano. Qui siamo nei bastioni, questo è il laghetto di San Marco, quella che vedete in primo piano è la conca di San Marco, sulla destra vedete uno slargo che è dove c'è la chiesa di San Marco, la cascina in fondo è utilizzato oggi dallo stabilimento del Corriere della Sera e quel ponte, il ponte Marcellino a cui accennavo prima, immortalato da Segantini, molto bello, molto bello. Questa è la conca del Marcellino, subito dopo la svolta del Martesana, delle acque del Martesana nella cerchia interna via Fatta e Benefratelli, e qui c'era anche una buona fabbrica di cioccolato, per cui dicevano che effondeva un buon odore tutto intorno. Sì, accanto alla descrizione di ogni conca nel libro ci sono degli appunti che spesso raccolgono aneddoti, note di colore, anche esperienze di vita dei milanesi e delle persone che frequentavano la città. Questa è quella che dicevi tu, sì. della chiatta, poi ce l'avete in primo piano la chiatta perché erano chiatte di legno in quanto trasportavano se stesse, il legno, no? E poi il famoso barcone con il lungo timone, quello utilizzato sul Martesano, perché ogni naviglio aveva anche la sua esigenza. E sulla sinistra vedete la carrozza con uno slargo. Il ponte che vedete sullo sfondo è quello di Porto Orientale o di via Senato, come dir si voglia. E lì c'era la porta, fra l'altro, che poi è stata spostata ed è Porta Venezia attuale. Questo è un dipinto del 1835, questa è la conca di via Senato, molto bella. Vedete sulla sinistra nostra un canale che portava l'acqua ai giardini, che veniva utilizzata anche dalle lavandaie per lavare i panni, perché il mestiere delle lavandaie era un mestiere principe lungo il naviglio, si lavorava di d'estate, d'inverno. Il ponte che è lo sfondo è il ponte di via Senato, il ponte di Porto Orientale. Ecco, immaginatevi una Milano di questo tipo, vedete come è bello ordinato, e poi la sensazione è quella di una calma, cioè non c'è la frenesia, si passeggia, si guarda, cosa impensabile oggigiorno. Questa è sempre la stessa cosa, in un altro dipinto degli inganni, più tardi, e vedete chiaramente, vedete le persone che passeggiano, cioè che qui ci abbiamo sulla destra quelli che passeggiano e che guardano, perché l'acqua è sempre stato un teatro, si può guardarla all'infinito. Ecco, questa è la conca di via Senato con il famoso ponte sempre di via Senato e la roggia sulla nostra sinistra, una specie di isolotto, ecco, uno spartiacque. Questa è la conca di via Renna. La conca di via Renna, come è stato fatto però nel 1500 e qualcosa, perché la vera conca di via Renna era tutt'altro segno, era una conca cataratta del 39-40. Poi è stata spostata più a monte e qui c'è un bellissimo bacino che dà origine a naviglio degli Olocati, un naviglio vallone, che è quello che connette la Darsena attraverso la conca di via Renna con la cerchia interna, bisognava superare un dislivello di 5 metri circa. Qui chiedo a Roberto, la conca di via Renna è importante oltre che per il suo passato, anche in una prospettiva futura? No. Il microfono. Nei progetti che abbiamo via via anche sottoposto all'amministrazione comunale, era indicata, ed è indicata questa, come una delle conche che potrebbe essere restaurata per prima, perché la realizzazione della conca di via Renna oggi potrebbe avvenire con un sistema idraulico particolare di prelievo delle acque anche dai pozzi, potrebbe essere realizzata anche senza aspettare la realizzazione di tutta la riapertura dei navigli della fossa interna, e quindi potrebbe essere pensata come progetto anche dell'associazione Amici dei Navigli
indicato come una sorta di estensione della darsena, un laghetto più grande di quanto è attualmente il laghetto della darsena. Noi pensavamo che quest'opera potesse essere realizzata entro quest'anno, poi purtroppo i programmi dell'amministrazione sono andati più in là, ma non c'è dubbio che è un'opera interessante per incominciare a far vedere qualcosa, come dicono i cittadini. Non continuate a parlarci, fateci vedere qualcosa. Senza quindi intralci per la viabilità attuale, per la circolazione, per la sosta, per certo, gli esercizi commerciali. Non dà fastidio a nessuno, non ci sono, si realizza in un'area già sostanzialmente quasi tutta pedonale, in un paesaggio, come dire, molto, molto naturalistico per essere all'interno della città di Milano. Quindi è un'opera facile da realizzare, anche dal punto di vista dell'ingegneria, diciamo così. E poi in una zona archeologica, Certo. Vecchia arena che adesso vorrebbero risistemare, quindi una zona, diciamo così, di passeggio, una zona, un teatro. È vicino all'arena romana, chiaramente. Bisogna fare una piccola opera, che questa si spaventa a tutti, ma si realizza abbastanza facilmente, perché visto che adesso andiamo su Marte, oltre che sulla Luna, cioè si può fare la riapertura dei navigli, non posso dirci che è difficile, come dire. No, lì bisogna sopraelevare leggermente Viale d'Annunzio per consentire alle barche di passare dalla coca di Viarena direttamente in Darsena, perché allora si passava, oggi con l'attuale Viale d'Annunzio cioè da alzarlo di un metro, non di più. Possiamo riprendere la rassegna delle immagini storiche? Sì, andiamo avanti con le immagini di Edo Brichetti. No, le immagini sono mie. No. Sì, diciamo, raccolte da Edo Brichetti. Eravamo arrivati alla conca di Viarenna e adesso andiamo avanti con la conca di Sant'Ambrogio, di cui avevi già parlato prima. Ma non c'è la conca, perché non c'è più, però è il naviglio di San Gerolamo, in fondo è il ponte di via San Vittore. La stessa scena la vediamo dall'altra parte, se vai alla prossima, che qui è la porta Vigentino, detto, è la vediamo dalla parte opposta. No, scusate, sto qui, il ponte dei Fabbri dei Fabbri a Porta Ticinese, no, in corso Genova, dove c'è adesso Piazza della Resistenza Partigiana, dove fra l'altro hanno scoperto adesso delle fondamenta scavando con il metrò, no, che probabilmente, secondo me, si rifanno a una vecchia torre, perché nelle carte dell'epoca c'è proprio l'indicazione torre, la pusterla dei Fabbri. No, beh, che è questo qui. Beh, questa è una mappa molto bella, andatela, la potete anche trovare in internet, no? È del 1734, si ha proprio un'idea, un'immagine precisa di quello che era Milano. Vedete, una città a cerchi concentrici, è una città con le sue circonvallazioni d'acqua, vedete dove c'era la vecchia cerchia interna, e potete seguire chiaramente il percorso del Martesane, su cui non ve lo posso indicare, che parte dall'alto, fa i suoi 8 chilometri per scendere poi a Viarenna. Vedete il castello Sforzesco, che era il punto di unione. In zona via Pontaccio, quindi in zona San Marco, c'era il famoso naviglio morto. Perché era morto? Perché una volta serviva per alimentare il fossato del castello, poi dopo è stato chiuso, non c'era più bisogno, le acque stagnavano, davano origine a questo panorama, questa ambientazione. Questa è la conchetta sul naviglio Pavese, ecco, che adesso è stata restaurata, è stata iniziata appunto nel 1809, sapete che il naviglio di Pavia è stato poi concluso dagli austriaci nel 1819, l'avevano iniziato i francesi nel 1805, è stato concluso da loro. Ecco, vi faccio notare un particolare: noi vediamo degli alberi, però tenete presente nelle immagini d'epoca, comunque
I navigli non dovevano avere alberi lungo le sponde e alzaie perché dovevano far risalire i barconi. Questo è un altro problema, per cui non ci dovevano essere ostacoli. I navigli erano opere dell'uomo. Sì, perché le operazioni di traino delle imbarcazioni avvenivano attraverso delle corde legate a cavalli o a muli o anche a persone che fisicamente li trasportavano, soprattutto controcorrente, e quindi sarebbero stati i tronchi di intralcio alle operazioni. Si facevano delle cobbie che erano circa 10-12 barconi legati insieme, questi cavalli da tiro poi sostituiti dai trattori che li tiravano a monte. Io ho fatto tempo a vederle perché ho passato la mia infanzia su un naviglio grande, quindi le vedevo queste cose. La stessa termine alzaia per definire queste vie che costeggiavano i navigli deriva dal nome della corda, anzana o alzaia essa stessa. Giusto, giusto. Infatti, questa è una cosa che non tutti dicono. Le anzane erano poi le corde, poi è dato il nome alla alzaia, ecco. Che non sono strade di collegamento, sono proprio strade di servizio che poi hanno coinciso in questo caso con la vecchia strada che andava a Pavia. Poi siamo alla conca fallata. Fallata perché è chiamata così? Anche qui l'arguzia dei milanesi, perché non riuscivano mai a sistemare le sponde, perché di lì passa il Lambro, no? Che si incrocia con il Naviglio Pavese, e non riuscivano a farlo, per cui dicevano che erano tutti i tentativi persi, come per esempio la conca del Pan Perduto lungo il Naviglio Grande, stesso analogo discorso, non riuscivano mai a concretizzarlo. Evidentemente poi gli strumenti dell'epoca erano diversi, anche se è vero che oggi, come oggi, non faremmo un naviglio in 6 anni come l'hanno fatto nel 1456 e 63 il naviglio Martesana, perché all'epoca le cattedrali, le strade e i navigli davano lavoro alle famiglie, erano i cantieri per tutti. Io ho finito, mi pare, eh. Direi di sì, con le In foto. modo quasi naturale, da Milano abbiamo iniziato a occuparci di ciò che circonda la città. Quindi farei questa domanda a Roberto, sulla realizzazione del libro, cosa ha scoperto e cosa ha visto per la prima volta, egli stesso, come tutti noi che abbiamo catalogato e raccolto queste 54 conche, proprio recandosi fisicamente nelle varie località? Beh, guarda, possiamo rispondere a questa domanda vedendo le immagini, perché anch'io molte di queste conche non le conoscevo, anzi conoscevo quelle più vicine a Milano o conoscevo l'esistenza, come ha detto Edo Brichetti, di quelle che erano a Milano ma che non ci sono più. Mentre, scusate, le conche, soprattutto le più lontane, le conoscevo poco perché conosco benissimo il Lago Maggiore e il Ticino, ma non ero mai andato a vedere la prima conca che possiamo vedere in queste immagini, che è la prima conca illustrata dal libro, ma è anche la prima conca sull'itinerario navigabile cosiddetto Locarno-Venezia. Quindi è da 35 anni esattamente che parliamo dell'itinerario Locarno-Venezia. E per mettere una barca che va da Locarno a Venezia, la prima cosa che deve fare questa barca è superare una conca, È la conca della Biovina in località Gola Secca, comune di Gola è la Secca. conca della Merida. Non so se riusciamo a vederla. Si vede? No? Per il momento no. Ah, aspetta, allora vediamo. Vediamo un po' se riusciamo. Comunque io le ho viste nella preistoria, quando ancora erano in funzione, ed è Si vede un adesso? dolore al cuore vederle adesso. Ma da quanto tempo vi occupate di navigazione interna, Edo e Roberto? Di canali, di navigli, di quaglie? Edo molto più di me, Edo molto più di Ma me. per un semplice motivo, perché io avevo contribuito a fondare la Società Italiana di Archeologia Industriale, quindi ci occupavamo anche delle vie d'acqua, quindi dei navigli, e poi perché è legato alla mia infanzia, io ho vissuto lungo il Naviglio Grande. Però è dal 1975-76 che mi occupo, e mi ricordo che quando avevo descritto il Naviglio di Paderno,
in una radio, all'epoca c'erano le radio. Un giorno poi passeggiando, perché andavo spesso, c'erano dei tizi che dicevano: "Ma tu come hai fatto a scoprirlo?" "Ah, non lo so, io ho sentito uno che parlava alla radio di un naviglio." È cominciato così, mi capite? Cioè, e poi la cosa ha preso piede, mi sono sempre più innamorato perché secondo me le vie d'acqua sono, come diceva Carlo Cantanio, la ricchezza della pianura padana. No, io abbastanza recentemente devo dire che no, conosco le reti idrauliche della Lombardia, avendo fatto per anni l'urbanista della regione Lombardia, cioè ho sempre pensato ai grandi progetti lombardi. Poi ho avuto la fortuna di fare l'assessore ai trasporti e ai lavori pubblici, allora c'era ancora un genio civile che oggi non c'è più, che amministrava anche la rete idrica. Della regione. Poi c'era stato tutto il dibattito sulla realizzazione degli scolmatori. Insomma, il tema delle acque è un tema che conosco, ma la rete della Viglia, per la verità, per me è una scoperta abbastanza recente, cioè risale a quando mi venne questa idea che posso raccontare a coloro che ci ascoltano, le idee qualche volta vengono anche per caso, perché stavamo studiando dal punto di vista urbanistico la zona della, di via Melchiorre Gioia, in particolare del Garibaldi Repubblica, e quindi proprio con gli studenti si è detto: ma che strano, hanno fatto un bellissimo progetto, hanno realizzato o stanno realizzando allora i primi grattacieli, si sta trasformando un'area che prima era ferroviaria, era la ferrovia che arrivava in fondo a via Fabio Filzi, che era le cosiddette Varesine. Tra l'altro io sono di Legnano, quindi nei primi anni di università facevo il pendolare. Ecco, stanno facendo tutta questa bellissima cosa e non si sono accorti che sotto via Melchiorre Gioia passa il naviglio. Cosa ci vuole? Mentre fai un grattacielo ci vorrà poco a tirare fuori, no, questo naviglio e farlo rivedere come potrebbe adesso essere fatto. Quindi nasce da lì l'idea, 1900, no, 2008, facoltà di architettura con gli studenti, progetto intorno al Garibaldi Repubblica e la scoperta e l'idea, beh, ma insomma non lasciamoli più sotto il manto stradale, tiriamoli fuori. Questo. Ecco qua, siamo arrivati a questa bellissima conca della Miorina. È la prima conca che si vede anche nel libro, che viene illustrata nel libro. Come diceva prima Castagna, il libro conca per conca fa una descrizione della conca dal punto di vista, diciamo, tecnico e architettonico. C'è una parte dedicata alle note tecniche che è stato molto faticoso ricostruire perché le fonti intanto molte sono contraddittorie fra di loro, ma si è persa la memoria, quindi il decidere quanto è l'altezza della caduta dell'acqua, per esempio questa la prendo, visto che è la prima, mi è facile, come esempio, ha un'altezza di caduta di 2 metri, e poi ci sono tutte queste descrizioni tecniche, conca per conca, e poi ci sono descrizioni di paesaggio o anche annotazioni, come si diceva prima, di carattere generale dell'intorno. Come vedete, ecco, prima abbiamo visto le conche che non ci sono più, le conche di Viarena, le conche di San Marco, di Incoronata. Questa, direi in modo molto positivo, è l'esempio che una conca è stata fatta, cioè è stata fatta per iniziare il percorso della navigazione dal lago Maggiore verso poi lungo il Naviglio Grande verso Milano e quindi verso Pavia e verso volendo il poi l'Adriatico. Quindi questa per esempio era una conca del 1932 che è stata completamente ristrutturata nel 2007, è assolutamente funzionante, naturalmente non ci sono più le persone che devono aprire le porte con le corde, è azionata elettronicamente, si può aprire addirittura con dei badge, teoricamente una barca arriva col badge,
e apre la conca, e quindi abbiamo fatto un salto, no, anche di prospettiva bellissimo. Peraltro si trova in un paesaggio, come vedete qua, della valle del Ticino all'inizio. Siamo qui, non siamo sui Navigli, è una conca Ticino-Ticino, tanto per essere chiari, per informare. Poi possiamo vedere gli altri. Questa è una conca interessante perché non c'è, nel senso che questa è la prima e la seconda conca, dopo la conca della Miorina, che dovrebbe invece essere realizzata. È interessante, andrà realizzata, esiste già il progetto, andrà realizzata su quel pratone che vedete lì in primo piano, è all'interno della conca di Porto della Torre, siamo nel comune di Varallo Pombia, in fondo si vede quel bellissimo edificio che è una centrale idroelettrica di Varallo Pombia, e la cosa impressionante che questa diga, compreso la centrale, è del 1955. Quindi vuol dire che nel 1955 hanno lasciato lo spazio per fare la conca, che è quel pratone, ma ormai si dava per scontato che la navigazione non ci sarebbe mai stata più, e quindi non si è realizzata la conca, cosa che sarebbe stato più logico, contemporaneamente alla realizzazione della diga. Questo è. Quindi, però, immaginatevi il paesaggio, almeno io che ho fatto tutto il rilievo insieme al fotografo e anche per capire com'è la cosa, devo dire che vi consiglio proprio di andare su questi luoghi. Ho saltato quelle forse più note, dopo questa più nota è la conca del Pan Perduto che ha citato prima, ma per brevità l'ho saltata. Vi faccio vedere questa foto che è una cosa eccezionale, perché al di là del Pan Perduto la navigazione abbandonerebbe il vecchio naviglio grande e utilizzerebbe quello che si chiama canale industriale, che è un canale realizzato nel 1900 soprattutto per portare l'acqua alle centrali dell'Enel che sono state realizzate lì. Ho citato prima Porto della Torre, poi c'è questa di Vizzola, poi c'è Tornavento, poi c'è Turbigo, eccetera. Quindi a questo punto vedete i navigli non servivano più per navigare, non servivano più per l'agricoltura, servivano per la produzione di energia elettrica. Però siccome lì c'era un salto enorme e si doveva garantire comunque la navigabilità, oltre al fatto che il salto serviva per la produzione di energia, l'altezza complessiva di questa conca è eccezionale, sono 29 metri ed è formata sostanzialmente da tre conche, c'è una conca più c'è un lungo canale di collegamento e poi quella che vedete qui in primo piano è una biconca, cioè sono due conche affiancate per garantire il salto che è molto grande. È un'opera eccezionale, chi va in bicicletta la conosce perché percorre, come vedete in fianco a destra, questa bellissima pista ciclabile che partendo da Milano arriva fino al Ticino e al lago Maggiore. Sì, abbiamo accennato a un aspetto importante, che in passato i navigli svolgevano una pluralità di funzioni, dall'irrigazione alla navigabilità, all'utilizzo dell'energia idraulica per azionare ruote di mulini, di ingranaggi, anche delle prime centraline idroelettriche. Anche attualmente il ripristino della navigazione manterrebbe questa pluralità di funzioni, quindi non pregiudica nulla di ciò che... Anzi, la riscopre la multifunzionalità. Come prima diceva Elio Brichetti, parlando della conchetta e della fallata, che sono le uniche due conche ristrutturate nell'area milanese, lì è stata prevista la produzione di energia elettrica utilizzando il salto della conca. Questa invece che vedevamo di Vizzola era al centro, come dire, degli interessi economici, perché il canale industriale era stato fatto proprio per portare le acque alle centrali. Non ve le facciamo vedere tutte le 54 conche, quindi qui facciamo un salto abbastanza di parecchi chilometri, siamo arrivati nel Davido di Bereguardo, perché
c'è un contrasto forte fra il paesaggio che vedevamo prima, con quelle belle conche strutturate o con quei salti obbligati dalle centrali, a questo naviglio che parte da Abbiategrasso e arriva a Bereguardo, non riesce ad arrivare al Ticino per una storia lunghissima che poi magari la facciamo raccontare ai Dobrichetti, quindi si ferma a Bereguardo ed è in un paesaggio assolutamente agricolo, ancora oggi è un paesaggio fantastico, non si può neanche andare in macchina, si può solo percorrere a piedi o in bicicletta, e le conche sono quasi tutte come questa che state vedendo, che è la conca cosiddetta di Bugo nel comune di Ozzero. Vicinissimo, vediamo quella la foto successiva, vicinissima alla abbazia di Morimondo, che è questa. E quindi cosa scopriamo? Un altro elemento del libro, vediamo le conche, visitiamo il paesaggio, guardiamoci intorno e scopriamo anche degli straordinari monumenti e delle grandi realtà architettoniche, oltre che religiose, naturalmente, come l'abbazia di Morimondo. Quindi paesaggio eccezionale che nessuno conosce, che pochissimi milanesi conoscono. Poi magari perché quelle via, ma non fanno 3 chilometri per andare a vedere la conca. Quelle che vanno le alzaie oggi spesso sono vie ciclopedonali e quindi favoriscono un turismo di prossimità, un turismo cosiddetto lento, con l'abbazia di Morimondo, ma abbiamo anche la Certosa di Pavia che vedremo tra poco, e quindi un sistema di brevi spostamenti tutto l'interno della regione. Questi tempi di Covid non poco. Qui passiamo su un altro naviglio, non stiamo più scendendo dal Lago Maggiore verso Milano e verso Pavia, ma stiamo venendo dal Lago di Lecco verso Milano, e quindi questa è l'Adda. E quindi questa è un'altra conca, non sul naviglio, ma diciamo Adda, senza entrare nei particolari di dove è posizionata quella conca. La situazione anche dal punto di vista dell'ingegneria idraulica in questo caso è molto complessa, molto affascinante. Basta guardare questa immagine per rendersi conto della straordinarietà del paesaggio. Qui siamo nel comune di Robbiate, nella cosiddetta conca di Robbiate, che è quella che si vede nella parte inferiore della fotografia, si intuisce, è una conca non altissima, perché sono solo 3 metri il salto, ma con sponde molto alte. La vediamo in una foto immediatamente successiva, eccola qua, è una foto storica questa, non mi ricordo la data, ma possiamo trovarla, sarà 1920-1930, dove si vede cosa succedeva a questa barchetta che sta scendendo dall'Adda, nella direzione appunto dell'Adda, e ha fatto già la concata e sta andando verso Milano. Ecco, guardate il fascino di queste sponde, di questa conca. Andiamo oltre e andiamo a questa conca della Fontana, sempre nel paesaggio naturale del naviglio di Paderno. Abbiamo superato appunto l'incile di Paderno, siamo in pieno nel naviglio di Paderno, quello che, facendo arrabbiare tutti gli altri, ho detto forse il più interessante naviglio d'Europa, perché è un naviglio che viaggia in montagna, come dire, non è realizzato in una pianura come il nostro Bereguardo, o anche in parte il naviglio grande, anche in parte il naviglio pavese. Questo è un naviglio che deve superare dei grandi dislivelli, e quindi ha molte conche ravvicinate, ed è il naviglio per definizione, vero Edo, ti tiro in ballo, per definizione legato a Leonardo, perché anche qui Leonardo ci ha messo le mani andando dal suo amico a dormire a Trezzo d'Adda, nella Villa Melzi, Vaprio d'Adda, Vaprio, nella Villa Melzi,
questa è una conca fantastica del Naviglio di Belleguardo. Vedete lo stato di abbandono in questo caso, cioè nel senso che il paesaggio e addirittura il verde si è mangiato il canale ormai, non si è mangiato il Naviglio. Comunque Roberto, è un Naviglio terrazzato molto copiato, è stato molto copiato in Europa per progetti analoghi. Certo. E cosa ci faceva Leonardo qua? Niente. Lui era ospite a Vaprio d'Adda presso la villa Me, sì, no? Perilla. Sì. E quindi lui prendeva il suo mulo a piedi, si faceva tutto la strada, diciamo, che poi all'epoca non c'era, no? Certo. E quindi aveva notato questa località, aveva apprezzato tantissimo le rapide di Paderno. Prima tu dicevi è un Naviglio importantissimo perché risolve in brevissimo tratto un dislivello di 33 metri. Quindi certo. Occorreva veramente grande ingegno per realizzare le conche. È veramente un Naviglio da consigliare, sia per questo bellissimo paesaggio e dall'altro, certo, sembrerebbe il più difficile da realizzare, però è anche il più importante, perché l'Adda non è assolutamente navigabile. Quindi se vogliamo fare l'altro itinerario, quello che io ho chiamato Colico Venezia, cioè partendo dall'alto del lago di Como e venendo giù verso Milano, appunto, poi vediamo la Martesana, il Martesana, via passare di qua. Ecco, questo è il incile del Naviglio Martesana. Il nuovo incile. Il nuovo incile, quello dell'attuale Naviglio in comune di Trezzo. Vedete il ponte dell'autostrada? Facendo un salto chilometrico molto ampio, questa, mentre quello è l'incile, quindi diciamo la prima struttura da superare per entrare nel Naviglio Martesano, questa è l'ultima, perché questa è la conca di Cassina de Pom. Ormai siamo in comune di Milano, prima di raggiungere la conca di Coronata che abbiamo visto prima con Elio Brichetti, si intravede in fondo, non perfettamente, la famosa Cascina de Pom o Cassina de Pom, e qui siamo in Melchiorre Gioia. Quest'acqua c'è ancora, quindi non è stata chiusa, ecco, cioè scorre sotto il pelo dell'acqua. Questa casa che si vede sulla destra della fotografia esiste ancora in fondo a via Melchiorre Gioia, all'altezza di via Edolo. Quindi, come vedete, paesaggi sì antichi, ma non antichissimi. Abbiamo fatto un salto, abbiamo superato tutta la parte descritta prima da Edo, cioè della città di Milano, siamo andati oltre la conca fallata sul Naviglio Pavese, siamo ancora nel Naviglio Pavese, qui siamo alla conca della Certosa di Pavia, anche in questa zona caratterizzata da questi importanti mulini, e facciamo subito vedere la Certosa. Ecco, tra la conca e la Certosa ci saranno 4-5 chilometri di niente, cioè sostanzialmente molto, molto pianeggianti. Molti turisti vanno a vedere la Certosa, pochi turisti, perché non gli viene neanche segnalata, fra altre cose. Non si soffermano sull'importanza, torniamo un attimo indietro, sull'importanza dell'ingegneria e della meccanica, che sono opere di grande valore anche dal punto di vista proprio dell'ingegneria idraulica, che è rappresentata per esempio in questo caso dalla conca della Certosa. I mulini stucchi che vedete sì, fra l'altro sono un monumento di archeologia industriale, molte persone vengono apposta a vederli. Certo. Da lì alla Certosa ci sono meno di 4 chilometri. Meno, sì, meno. Andiamo avanti. Ecco, l'ultima conca, non si vede più la conca, perché la conca è più arretrata, però
una foto simbolica, perché finalmente questo itinerario che è partito da Colico, oppure che è partito da Locarno, con le nostre barchette, che sia una barca nostra, che sia un piccolo batomouche, che sia una canoa, che sia qualunque cosa si possa mettere in acqua per navigare, arriverà qui, in questo punto, dove il Navigo Paese sbuca nel Ticino, cioè alla fine la rete dei navigli lombardi si completa, si conclude in questo punto, anche questo dal punto di vista paesaggistico assolutamente affascinante. E vorrei dire una cosa, Roberto, se permetti, noi non vediamo la conca. Questo è, Come? noi non vediamo la conca, No, perché l'ho detto, no, volevo dire, quello che vediamo invece è certo. quel bacino che Certo. serve per decantare la risalita delle acque del fiume che non vadano a rovinare l'impianto della conca. Questo è importantissimo perché vuol dire che all'epoca ogni centimetro veniva studiato. La pendenza del canale, l'acqua non doveva andare troppo veloce perché sennò avrebbe causato problemi, né troppo lento perché sennò non era conveniente dal punto di vista economico. Quindi c'è tutta una tradizione di lavoro, di ingegneria che combinata con il paesaggio fantastico che abbiamo visto, pensate quando vi ho fatto vedere la conca del Fontana, lì a qualche centinaio di metro c'è. Questi sono i famosi tre corni che hanno suggerito a Leonardo lo sfondo della Regge delle Rocce. Per cui combinando paesaggio naturale, paesaggio antropico, memorie, perché ci sono molte memorie anche che vanno ricordate, si ha un formidabile viaggio ideale non nella storia, ma anche nell'attualità. Bene. No, io intanto volevo approfittare perché finora abbiamo sentito gran parte del racconto di questo libro, abbiamo visto bellissime immagini, ma è giusto anche dare atto alla casa editrice dell'impegno profuso per la realizzazione di quest'opera. E quindi per chi fosse interessato, sul sito della Bibion Edizioni c'è sul bookshop per l'acquisto del libro, c'è anche. Non taglio un codice promozionale in questo periodo, corrisco taglio Andrea. Sì, è possibile acquistarlo anche sul sito dell'Associazione Riaprire i Navigli, sui maggiori siti di e-commerce online, Amazon, IBS, eccetera. Ma io vi invito a chiederlo ai vostri librai di fiducia, prenotarlo e cercare di tenere in vita anche questa forma così tanto colpita dalla situazione attuale. È appena uscito, tra l'altro, e ho avuto difficoltà persino a trovarlo perché i primi numeri sono andati a ruba. Quindi, sicuramente è un tema che tratta l'argomento, il tema dei navigli, da un punto di vista diverso dai libri tradizionali, perché prima un tema così specificatamente sulle conche non era mai stato affrontato da questo approfondimento storico e anche tecnologico. È un tema che di estremo interesse per tutti, tanto che ho visto che i nostri spettatori sono aumentati tra Facebook e YouTube, ci sono state poi tantissime condivisioni e probabilmente abbiamo superato anche i 100 partecipanti alla visualizzazione di questo evento. Ci sono moltissime persone che fanno i complimenti, adesso io non so. Da dove partire, anche alcuni nostalgici. Abbiamo ad esempio Luciano Rossi, anche un amico della Fondazione Perini, che dice: da milanese dotti, i miei trisnonni sono nati a Milano e oggi vengo a conoscenza di com'era questa città. Quindi è bello vedere che all'evento di oggi partecipano anche non solo tecnici del settore, perché abbiamo divulgato anche l'evento sulla rivista We Are, che abbiamo avuto un grave riscontro anche da parte degli architetti, ma anche da parte dei cittadini. E poi sappiamo anche che questo video resterà sul nostro canale YouTube, e quindi anche gli studenti con cui stiamo collaborando del Liceo Manzoni, del Liceo Cremona, visualizzeranno l'evento, che resterà quindi memorizzato sul nostro canale YouTube. C'è una domanda che fa uno spettatore
Walter Raimondi, scusate, ma l'acqua della Martesana quando entra a Milano dove va a finire? Risponde Edo. No, faccio rispondere a Roberto, Roberto. il tecnico. Allora, l'acqua della Martesana quando entra a Milano la si vede imbucarsi sotto il manto stradale di via Melchiorre Gioia all'altezza della Cassina del Pomma. È molto semplice, io milanesi credo che la conoscano quasi tutti, c'è un bel ponticello di ferro ben descritto anche nel libro a che cosa serviva e lì c'è una grata dove l'acqua va sotto, percorre tutto il naviglio, tutto il via Melchiorre Gioia, fino all'altezza grosso modo dei bastioni di Porta Nuova, per essere più precisi, fino a via Montegrappa, che i milanesi credo conoscono, e lì non può più proseguire perché avrebbe dovuto proseguire, andare via San Marco, è stata come dire, deviata alla sua sinistra e si mette nel canale Re de' Fossi che percorre tutta Milano su una cerchia più esterna della cerchia dei Navigli, per capirci ai milanesi. Via Le Piave, via Montenero, la strada del 29-30, come dicono i milanesi, del 2 tram 29-30, arriva fino a Corso di Porta Romana e questo Re de' Fossi prende la sua strada originaria che è andare nella direzione di San Donato, San Giuliano, poi arriva a immettersi nell'Ambro ancora più sud. Quindi l'acqua della Martesana c'è ancora, corre. E ritorna all'agricoltura come ritornava una volta attraverso il Pavese, in qualche modo. Chi abita lungo Viale Montenero avrà visto recentemente i lavori di messa a punto e avrà visto anche proprio il cavo del Re de' Fossi, lo stavano mettendo a posto. E l'acqua della Martesana e l'acqua dell'Adda comunque. Certo, sì. Abbiamo anche dei Quindi saluti. l'acqua che è passata per il naviglio di Paderno, percorso tutta la Martesana, entra a Milano e finisce nelle campagne pavesi. Andiamo avanti anche con le considerazioni e i complimenti del pubblico. Abbiamo il nostro vicepresidente Antonio Barbalinardo che saluta tutti gli oratori per questo nuovo impegno della Fondazione Perini. Antonio Barbalinardo, ho detto all'inizio, si è occupato anche del coordinamento del progetto Milano Città d'Acque per conto della Fondazione Perini, per cui un saluto particolare da parte sua e da parte dell'architetto Manuela Ogliarolo, che è il nostro responsabile scientifico del progetto Milano Città d'Acque, che anche lei ha dato un grandissimo impegno e grandissima passione, ci ha messo di tutto per organizzare, aiutarci a organizzare diversi convegni. Ricordo quello del giugno 2019, ma anche quello di dicembre del 2020, a cui ha partecipato anche Roberto Biscardini. Abbiamo altri saluti da parte di Federica Grandi, che buon pomeriggio a tutti, felice di risentire Edo Bricchetti, conosciuto ai tempi dell'ingresso di Crespi d'Adda nella lista del patrimonio dell'umanità Di nell'UNESCO. Non Crespi d'Adda, sapevo. Crespi d'Adda. Eh sì. Nel 1995. Sì. Il primo sito di archeologia industriale o del lavoro inserito nella lista dell'UNESCO. Il primo. Per brevità non l'abbiamo detto, ma ad esempio nella Conca delle Fontane, nel naviglio di Paderno, quell'edificio che vedevamo in sfondo, un'antica centralina idroelettrica, è oggi una stazione ecomuseale di un ecomuseo ideato e realizzato sempre da Edo Bricchetti. Siamo fino agli anni 90, quindi puntiforme la sua presenza lungo i navigli e molto di quello che si è fatto dobbiamo a lui. Il Abbiamo nostro amico, colonizzato il territorio con le bandierine. il nostro caro amico della Fondazione Perini ci ricorda di menzionare Empio Malara, che diciamo dell'Associazione Amici dei Navigli, che anche lui insieme a Roberto Biscardini sta portando avanti una battaglia, un impegno molto,
molto importante. Quindi lascio a Roberto la menzione di Empio Malara, che avremmo voluto avere come ospite a dicembre, ma per motivi di salute non è riuscito a partecipare al nostro convegno. Lo ricordiamo nel 2019 all'Acquario Civico. E Roberto, due parole su Empio Malara, con cui avete sicuramente molte cose in comune. Intanto Empio Malara in questo momento è beatamente a Trecate, perché nel periodo di pandemia ha preferito stare un attimo lontano da Milano. Noi ci sentiamo quasi quotidianamente, siamo naturalmente amici di vecchissima data. Bisogna dare atto a Empio di essere stato colui che ha iniziato la battaglia per la riqualificazione dei navigli. Lui era partito ed è partito da quello che citavo prima, cioè dall'itinerario Locarno-Venezia, cioè quindi quello che avrebbe dovuto realizzarsi con la navigabilità del naviglio grande, del canale industriale, e poi della Darsena ristrutturata e poi del naviglio Pavese. Noi ci siamo affiancati dopo 10 anni, 15 anni, ponendo il tema dell'itinerario Colico-Venezia, quindi della ristrutturazione del naviglio di Paderno, del Martesana e della fossa interna. A Empio va riconosciuto questo grande lavoro di comunicazione e di informazione anche sulla storia dei navigli, e ha fatto le battaglie per la realizzazione delle conche. In parte la conca della Miorina è anche, come dire, frutto di un suo impegno, così come la conca di Porto della Torre, che lui ha seguito e che, come dicevo prima, c'è già il progetto, ma si fa fatica a finanziare, ancorché i fondi da parte della regione Piemonte ci sono, perché lì siamo in sponda destra, quindi siamo in Piemonte, siamo in comune di Varallo Pombia. E poi a Empio va riconosciuto, per esempio, fra le tante cose, quello che ho citato prima, ho detto Associazione Amici dei Navigli, che poi è l'associazione di Empio Malara, riferendomi al progetto di Via Renna. Cioè io sono del parere che se si deve riaprire Via Renna si apra utilizzando il progetto che fece anni fa Empio Malara. Quindi senz'altro a Empio va il riconoscimento di un grande impegno sui navigli, e quindi è dei nostri sempre, insomma. Alessandro Cornaggia, del direttivo della Fondazione Perini, ideatore del progetto Milano Città d'Acque. Il microfono te lo accendo io. Grazie, buonasera. Io ho iniziato questa avventura qui con la presunzione di sapere, avendo vissuto vicino all'acqua, vicino ai luoghi in cui i navigli operavano ai miei tempi, naturalmente, con la presunzione di sapere tutto. Invece poi, man mano, ho scoperto che, per esempio, questi due signori, ma anche altri, continuano a precedermi, li devo continuamente rincorrere. E ogni volta scopro qualche particolare della mia vita che avevo visto in un altro modo. Ma questo non toglie il fatto che il progetto, con tutta la presunzione di un ignorante che pensava di insegnare agli altri, è comunque un progetto che si sta mettendo bene. Grazie alla Fondazione Perini, naturalmente, e Antonio Iosa, che ha dato via libera alle disponibilità della struttura. E un po' di anni fa, perché questa storia qui dei navigli, più o meno lo sappiamo, almeno tra gli addetti ai lavori, che è già diversi anni che se ne parla. È un progetto ambizioso, un progetto che mette mano rimette mano a tutte le decisioni prese, ne parlavamo prima, 100 anni fa, con la copertura, eccetera, già allora inopportuna, poi conveniente per varie ragioni, perché l'economia, poi l'abbiamo visto, ha le sue pretese e le sue e si impone in ogni tempo. A Milano poi non fa eccezione assolutamente, perché una parte, però non vedere che in questo contesto l'importanza economica dei navigli, oltre che l'importanza anche del benessere di una città che poteva, che può anche ancora adesso tranquillamente attraverso
queste opere che strategiche, ma anche importanti culturalmente, eccetera, ha sempre avuto tratto vantaggio da queste acque, insomma. Non è che solo Milano perché è la punta di diamante del migliore utilizzo delle acque. Chiaramente è stata la protagonista fin dai tempi delle opere di bonifica prima, ma di navigabilità relativamente ai tempi, e l'economia ne ha sempre tratto vantaggio. È per quello che ancora oggi, ad alcuni sembra paradossale, ma effettivamente la navigabilità della Lombardia, rimettere in moto la navigabilità verticale o orizzontale della Lombardia, è sicuramente un investimento che può dare frutti, non perché cade in un ambiente inerte, ma perché cade in un ambiente che ha sempre pensato di come ci si muove dal punto di vista almeno dell'economia, ma anche della vivibilità, perché lo stare bene a Milano, che magari qualcuno come De Luca, abbiamo visto l'altra sera, parlo di De Luca per dire il presidente della Campania, che dice che Milano è triste, la tristezza di Milano e così via, eccetera, eccetera. Ma invece non è affatto così, perché il potenziale c'è, ma certe visioni miopi, anche della politica, non fa vedere quello che si potrebbe vedere, e quello che i nostri relatori, ma anche altri, da tempo cercano di far capire, che non è solo il benessere, ma anche interesse a aprire delle vie che portano, vabbè, adesso è un po' magari oggi, non dico paradossale, ma non è tanto di attualità parlare di turismo, ma però dobbiamo sempre pensare anche in questi termini, perché prima o dopo riprenderemo il controllo dell'ambiente, e questa qui è una delle azioni a cui ci dobbiamo preparare, perché il turismo è una grande ricchezza e l'Italia senza non può andare avanti, per cui qualunque operazione che vada in questa direzione è sicuramente un investimento che specialmente che non cade in un ambiente inerte, non cade in un ambiente indifferente, cade in un ambiente che ha sempre approfittato di ogni opportunità, ma il risalire indietro nella storia, che era una delle cose che io ci tengo, perché finora abbiamo parlato di geografia, ma nel progetto mio mi rivolgo magari in particolare a Daniele Visconti, che ha detto perché non pensiamo alle scuole. Invece noi pensavamo alle scuole già da subito, e l'obiettivo finale era le scuole, era passare le nozioni della storia, della geografia, dell'economia che attraversano questo progetto qui, questa idea dei navigli, perché i navigli sono navigabilità, economia, sono irrigazione, sono posti bellissimi, abbiamo visto solo passando queste poche immagini, ma quante ce ne possono essere. E fra l'altro non è escluso che uno dei prossimi step del progetto Milano Città d'Acque straripi un pochettino fuori dalla città, insomma, perché l'appetito viene mangiando, in città abbiamo tante cose, ma man mano che le conosciamo l'orizzonte si allarga, insomma. Prima guardiamo coi telescopi, poi andiamo sulla Luna, poi andiamo su Marte, per cui ogni volta che arriviamo al traguardo, e uscire dalla città e farne sia perché e farne un'idea di percorso, ma è sicuramente una terza parte del progetto. La prima era questa di inquadrare tutti i protagonisti di questa situazione, le motivazioni, se non dico storiche non ancora, ma economiche sicuramente, sono uno degli obiettivi che possiamo vedere subito, uno
delle valutazioni, perché queste opere qui sono opere formidabili, nel senso che se l'hanno fatte. Raccontava adesso Edo che quanti calcoli, quante valutazioni delle pendenze, delle diramazioni, delle possibili sviluppi di queste cose qui, delle applicazioni all'industria, all'agricoltura, eccetera. Sono cose che non possiamo dimenticare. Non è che noi per favorire o per, diciamo, stimolare un certo tipo di operazioni dobbiamo dimenticare quello che è una delle risorse, una delle ricchezze da sempre, dal primo giorno in cui, se torniamo indietro nella storia, dal primo momento in cui qualcuno è passato di qui, ha capito che le acque erano una ricchezza. Insomma, cosa ha fatto? Ha cominciato a organizzarle, a bonificare, bonificando i terreni. Insomma, qui siamo arrivati in Lombardia, facevamo quando, non so adesso perché ho perso di vista, ma magari Christian che agronomo ne sa un po' di più, insomma. Ma ai miei tempi, quando giravo con la cannetta da pesca e vedevo qualunque stagione e vedevo le marcite e i fontanili che buttavano fuori acqua, magari mi interessava di più la lanchetta che facevano dopo perché c'era dentro il pesciolino, ma poi dopo guardavi e vedevi che anche d'inverno l'erba era lì, cioè, e qualunque stagione, e ogni volta che andavi c'era un taglio di erba 4 o 5 volte all'anno, cosa che non esiste. Per cui un terreno che utilizzato bene, ancora bene, è una ricchezza, un paradiso, insomma, ecco. Perché quando è stato rispettato, quando è stato capito che cosa queste acque qui, che cosa potevano dare e che ricchezza hanno dato, insomma, fino adesso. Per cui, forse solo per rispetto, forse solo per capire bene la storia, perché poi la storia non abbiamo mai raccontato. Abbiamo raccontato la geografia, ma io ci tengo anche a raccontare le storie. La storia, perché la storia ha sempre parlato anche intorno a queste grosse opere che strategicamente, economicamente e anche militarmente hanno sempre avuto una motivazione che ha portato vantaggio alla Lombardia, perché la Lombardia, per quanto attraversata dagli eventi, non ha mai perso la sua personalità, la sua dignità, la sua capacità e potenzialità di lavoro. Per le acque, per cui rispetto per questa risorsa qui, che noi continuiamo a coprire, mi sembra che va invece rimosso, insomma, va ripreso, perché coprire una ricchezza, una risorsa, un valore storico, insomma, una storia è sicuramente... Ecco Alessandro, proprio si sente dalla tua voce grandissima partecipazione, grandissima passione, grandissimo interesse. È un'emozione per me parlare di queste cose qui, perché allora ti do l'onore di fare una domanda a Edo Birchetti finale e una a Roberto Biscardini, perché so che ti sei letto questo libro forse in 10 giorni l'avrai letto 2 volte almeno. E quindi fai una domanda a testa a Edo Birchetti e una a Roberto Biscardini. Allora, una domanda che forse non ha granché, ma non è passata, per cui io ci terrei, in particolare a Roberto, penso che dopo magari a Edo è troppo difficile, perché è talmente avanti con le cose che domandargli di più, ma intanto ci penso. Ma la domanda è, per esempio, possiamo descrivere, anche se sembra banale o se sembra scontato, l'interesse della Lombardia ad avere la navigazione, ad avere questi mezzi di comunicazione che sono, cioè, viaggiano dal
dal trasporto, non parliamo dei trasporti storici come quelli dei marmi, per esempio, o delle sabbie della ricostruzione dal dopoguerra, in cui io mi ricordo i navigli lì erano protagonisti, arrivavano in Darsena spalconi pieni di sabbia, e la ricostruzione partiva da lì, riempivano le tramogge, i camion ci andavano sotto e queste tramogge caricavano e andavano nei cantieri. Certo. Che la fabbrica del buono. Però se possiamo, ecco, Roberto, se possiamo dire qualche cosa, qualche parola rispetto a cose che magari sembrano scontate, ma invece magari hanno qualche particolarità sull'interesse economico ad aprire queste vie, dalla Svizzera fino all'Adriatico, insomma, non mica una cosa. Sì. Ma no, io ti ringrazio, Alessandro, per questa domanda. Devo dire che l'associazione, da quando ha iniziato a lavorare, fin dal primo libro che si chiamava Riaprire i Navigli, poi dalle ricerche successive, fatte alcune anche recentemente con Fondazione Caripro, ha sempre cercato di capire che noi non proponiamo la riapertura dei navigli per un ritorno nostalgico o antiquario, chiamiamolo, dei navigli dell'Ottocento che non ci saranno più. Vanno visti con la dimensione di un progetto moderno per una Milano e per una Lombardia moderna, e quindi noi avevamo addirittura introdotto uno slogan che poi è diventato una ricerca seria di bilancio costi e benefici, spiegando come riaprire i navigli è un vantaggio e non è un costo. Ecco, adesso Andrea Castagna sta facendo vedere la copertina di questa ricerca. Riaprire i navigli è un vantaggio e non un costo da un punto di vista economico. Si è verificato che il vantaggio economico supera di gran lunga i costi, ma soprattutto se usciamo dall'ambito economico, che è quello che oggi volevo affrontare, anche con la particolarità di questo libro, che certamente punta il dito operativamente sul tema della riapertura dei navigli, sul tema della navigabilità, ma in tutto il mondo sanno benissimo qual è il vantaggio economico, culturale, sociale, ambientale, paesaggistico della navigabilità delle vie interne. Cioè solo noi siamo in Italia, credo l'unico paese d'Europa che ha una rete enorme come quella dei navigli lombardi, che supera i 140 chilometri, che non viene utilizzata. Cioè è già uno spreco di risorse in sé questa cosa, perché in Germania da Berlino, ma tutti i canali tedeschi, ma persino Parigi ha riqualificato tutta una zona riaprendo il canale San Martin, Madrid recentemente, per non parlare dell'Olanda, del Belgio, di quei paesi. Quindi questo è il primo dato, ma l'ultima osservazione la voglio fare di attualità. Questo libro, come è stato detto all'inizio, è stato fatto in condizioni molto difficili, perché abbiamo iniziato praticamente il Natale del 2019 e finisce nel Natale del 2020. Ci abbiamo impiegato un anno, ci siamo trovati in mezzo al lockdown dei mesi di marzo e aprile dello scorso anno. Tutti gli archivi storici e le fonti di documentazione erano praticamente inaccessibili. Anche il rilievo fotografico è stato fatto naturalmente con le norme di sicurezza, ma come dire, in periodi in cui non era così sicuro andare in giro a fare fotografie e rilievi. Abbiamo avuto difficoltà con gli enti, perché erano tutti in smart working. E vabbè, il libro alla fine è arrivato a compimento. Oggi ci dice qualcosa di più, però, che è la cosa che mi interessa. Noi sempre in questo periodo la frase dalla pandemia non usciremo uguali a prima. Poi
adesso non discutiamo adesso, si può uscire meglio e si può uscire per, purtroppo anche peggio, però dobbiamo cercare di uscire meglio. E allora una cosa che a me piace di questo libro, che noi scopriamo il turismo della Lombardia, questo è il grande vantaggio economico, cioè nel mondo sanno benissimo che Milano ha al centro i navigli come attrazione turistica. I milanesi e i lombardi sanno pochissimo delle potenzialità turistiche della propria regione. E io vorrei che, visto che adesso non possiamo andare nei Caraibi, non possiamo andare a Londra, a Parigi, saremo qua, aspettiamo di uscire dalla zona rossa in cui ci troviamo in questi giorni, e io mi auguro che i milanesi lombardi, invece che andare nei Caraibi, si accontentino di girare la Lombardia a conoscere i navigli, che pochissimi conoscono. Quindi è un messaggio anche, come dire, di civiltà, cioè di un modo di consumare la bellezza del proprio territorio anche in modo molto sano. Ecco, questo penso è il messaggio del libro. Alessandro, la domanda me l'hai già fatta. Ma adesso prendo la coda di Roberto, prendo un attimo la coda di Roberto per farla magari estenderla a tutti quelli che vogliono ascoltare. Questa faccenda qua della scoperta, mi sembra che torniamo ai tempi di Bovesi, cioè qui c'è da ripetere la frase di Bovesi di 700 anni fa, di Bovesi 800, di Bovesi della Via, i milanesi che non conoscono. Adesso magari in questa funzione qui, il discorso della conoscenza, noi cerchiamo, come Perini, anche nell'interesse, cioè anche nel contesto della nostra mission e quella della cultura in generale, ma qui... E questo è un filone in cui io mi trovo a mio agio, per cui continuo a insistere. Ma adesso volevo dire, io so che tu hai in mente un discorso che forse fa pugno con questo qua, cioè, ma lo dico perché, per poi fammi finire di parlare. Dopo le conche, tu mi pare hai interesse, a parte che c'è lì, hai fatto un bellissimo libro con i quadri, con dell'Ottocento, eccetera, che in qualche modo prima o dopo riusciremo, anche noi come Perini, lo dobbiamo onorare, insomma. Ma hai in mente anche di parlare dei ponti, i ponti, no? O sbaglio? No, i ponti che magari sì, darebbero fastidio alla navigazione, ma però sì, comunque invece sarebbero molto utili per le visite, per il turismo, per le escursioni, per quello che sarebbe l'idea di un itinerario turistico delle acque lombarde, insomma, in cui sicuramente tu hai, ecco, in questo senso qui mi piacerebbe sapere. Allora, no, mi fa piacere che tu abbia posto questa domanda. Due precisazioni prima. Roberto diceva che è bello andare a scoprire il nostro paesaggio, in effetti è vero. Alle persone che vogliono andare a vedere questi posti, io aggiungo anche che sono posti fantastici perché portano a scoprire monumenti, cascine, ristoranti, fattorie didattiche. Quindi c'è una forma di turismo, abbazie, chiese, di turismo spirituale, di turismo gastronomico, di turismo all'aria aperta, quindi anche è un buono spunto. La seconda precisazione, che mentre parlavate mi veniva in mente, che a livello internazionale c'è molto più interesse e c'è molta più conoscenza dei nostri navigli che non in Lombardia o in Italia stessa. Tant'è vero che faccio parte di diversi comitati che si occupano delle acque interne. Una parola d'ordine che circola e che ci impegna è la declinazione del termine inglese low use, che vuol dire l'uso basso di tutti questi canali, per scopi turistici, per scopi commerciali in altri paesi, noi fondamentalmente per scopi turistici. È di pochissimi giorni fa, me l'hanno comunicata la notizia, anche perché mi avevano invitato dei convegni internazionali proprio di
qua Nationale de France, no? Che si occupa del turismo fluviale, che il governo francese ha destinato milionati di euro per lo sviluppo delle idrovie interne. Milionati di euro. Adesso rispondo volentieri alla tua domanda, Alessandro. Perché è importante anche parlare di questi nostri luoghi, di queste nostre cose, queste nostre testimonianze anche con il linguaggio dell'arte? Perché l'arte non ha né partiti politici, non ha nulla da pagare a nessuno, parla veramente un linguaggio che muove dalla sensibilità delle persone che hanno visto le stesse cose e che mi pare ti facciano anche emozionare, parte dalla sensibilità e dal cuore delle persone. Io invito veramente a leggere i libri sui Navigli, anche i classici, anche quelli in dialetto milanese, per scopriremo un'umanità che è nata proprio sull'acqua. Milano era una città d'acqua. Immaginatevi cosa vuol dire una forma di turismo, io lo metto tra virgolette intelligente, non tanto il turismo mordi e fuggi, no? Un turismo che va a scoprire questi luoghi. Abbiamo appena concluso un progetto europeo, SWER, che riguardava la gestione e la valorizzazione del patrimonio che sta attorno alle vie d'acqua. E si è scoperto l'incommensurabile potenzialità dei nostri navigli. Ci siamo confrontati con lettoni, olandesi, con ungheresi, slovacchi, irlandesi, e vi assicuro che quando venivano i loro delegati in Europa continuavano a lodarci e a dire che loro con molto meno avevano inventato diverse cose. Noi avevamo già tutto, forse l'invenzione un po' meno, perché non ci abbiamo ancora molto pensato a livello proprio sistemico, e ci invidiavano e ci dicevano: se noi avessimo quelle cose che avete voi, avremmo fatto questo, questo e questo, perché loro hanno poco ma lo valorizzano. E perché noi non valorizziamo quel tanto che abbiamo? Perché non lo valorizziamo? Perché siamo distratti da altro? E allora, Alessandro, per rispondere a te, tutto ciò, dall'arte alla storia, alle arti visive, alle start-up, no, che si occupano del territorio, non mettono in pratica tutte queste iniziative per fare un pacchettone unico da offrire alle famiglie, alle persone intelligenti. E questo che è molto importante, pensiamoci prima che si perda quello che è la spontaneità di quello che ci offre ancora questo paesaggio, prima che tutto scompaia. È importantissimo pensare a queste cose, bisogna emozionare, bisogna far capire alle persone che fanno parte della nostra storia, fanno parte di noi, che ne abbiamo avuto contatto diretto o no. E questo è importantissimo, non vedo altre vie, è un messaggio anche ambientale, è un messaggio ambientale. Noi a Milano stiamo morendo, soffocando sotto le polveri, sotto tutto, e non sono solo le macchine. A questo punto immaginate cosa vuol dire un messaggio di questo tipo, è importantissimo. Io mi ricordo, e qui chiudo veramente, perché so che siamo un po' da tanto tempo in trasmissione, mi ricordo che mi aveva telefonato negli anni 80 un vogatore veneziano e mi diceva: io ho vogato in Slovacchia, Ungheria all'epoca, e ho portato un messaggio ambientale con le nostre gondole veneziane. Cosa si può fare in Lombardia? E ho detto: si potrebbe navigare dal lago di Como fino a Venezia, evidenziando i punti dove la navigazione è interrotta. Ah sì sì, che pensi mia, arrivo. Insomma, è venuto fuori una impresa bellissima, sostenuta anche da persone intelligenti dal punto di vista commerciale, per cui si è navigato con il Bucintoro, proprio quello lì del Doge, dal lago di Como. Le barche, la gondola veniva prelevata laddove c'era l'ostacolo, e così di punto in punto dopo siamo arrivati a Venezia, accolti trionfalmente lungo il Canal Grande. Questa è stata l'origine di tutto l'interesse per i navigli, perché fino a quel momento non ne parlavano molti di navigli, di recupero sostanziale. Quindi le cose partono anche da un messaggio normale.
partono dall'emozione, dalla passione delle persone, perché non c'è altra strada, non c'è altra strada, se no ci incuniamo veramente in un cul-de-sac, e questo vale per tutto. Quindi è importantissimo non pensare a queste vie d'acqua come veicoli direttrici commerciali, perché non lo sono più e lo sappiamo, ma per il turismo è fondamentale. Immaginatevi l'indotto che portano dai ristoratori, albergatori, fattorie didattiche, cibo a chilometro zero. Ci sono molti giovani che hanno fatto una scelta di vita che si chiama nuova ruralità, che sono andate a recuperare le cascine e ci fanno i lavori. E questo è importantissimo, noi dobbiamo contribuire, non lo facciamo per la nostra ambizione, non abbiamo nessun interesse, è per questo amore culturale e questo rispetto del nostro territorio, perché non si può dire il territorio a parole, non si fa niente per il territorio. Chiudo. Grazie Edo. Diciamo che siamo quasi a 2 ore, quindi... diciamo da un lato sorpreso perché è passata velocemente e c'è stato un grande seguito, devo dire, grande partecipazione perché continuano ad arrivare i commenti, ma essendo quasi a 2 ore di trasmissione direi che è il momento di ultimarla qui. Continuano ad arrivare i ringraziamenti, però io volevo fare delle comunicazioni di servizio. Perché noi come Fondazione Perini, diciamo, è una fondazione che è stata fondata, come diceva da Alessandro Cornaggia, quasi 60 anni fa da parte di mio padre, Antonio Iosa, e diciamo, ci occupiamo molto di memoria storica e rinnovo urbano, quindi quando abbiamo ideato questo progetto su Milano Città d'Acque, sicuramente mio padre, che era lui presidente allora, l'ha colto proprio perché e l'ha voluto approfondire proprio perché fa parte del bagaglio culturale della Fondazione Perini. Adesso ecco, mi chiede la parola per un'ultima considerazione Alessandro, chi vuole diciamo replicare a Edo, dopodiché facciamo i saluti e vi state collegati fino all'ultimo perché ci sarà l'invito per la presentazione di un libro molto importante, quindi vi chiedo che riguarda un'altra tematica ma che è molto importante, quindi vi chiedo di seguirci fino all'ultimo, siamo arrivati alla fine quasi. Alessandro. Grazie, solo un minuto solo perché vorrei concludere anche impegnando la Fondazione Perini su un discorso di questo tipo. Covid permettendo, età permettendo, eccetera, eccetera, però io ipotizzo che finora la fase di nozione, di conoscenza, eccetera, è stata molto geografica. Io nel contatto con le scuole che purtroppo si sono bloccate, perché l'anno scorso avevamo prenotato la centrale dell'acqua di Piazza Diocleziano per fare un ennesimo convegno dedicato soprattutto alle scuole che vi assicuro è sempre stato il nostro obiettivo finale, il nostro pensiero finale, quello di trasferire ai giovani queste memorie, queste nozioni. Ci rifaremo presto con la collaborazione, siamo già in contatto però, con delle scuole per fare dei progetti. Ecco, questo è il secondo step, ma io immagino sempre una terza parte, che una terza parte, un proseguo. Una parte è la parte storica, abbiamo puntato molto sulla parte geografica, territorio, eccetera, ma esiste dietro, legate a questi acque nostre di vario tipo. Io adesso butto lì una delle mie fantasie, che non sono poi tanto fantasie, perché studiando la storia invece quello che sembrava una leggenda del lago Gerundo, eccetera, invece ha una sua collocazione nel tempo molto marcata nella storia e nella memoria. Insomma. Pensate per esempio, non ve lo dico perché adesso sono
La seconda parte è questa qui, ma la terza parte è quella di aprire il discorso di Milano Città d'Acqua a un territorio un po' più ampio che è la Lombardia. Vediamo che Milano da sola rappresenta un simbolo, un'icona, ma però il legame vero e i ragionamenti si fanno andando un po' più dal Ticino all'Adda almeno. E allora io insisto su questo fatto qui. Abbiamo anche altri collegamenti con le guide turistiche che si occupano di Milano, che però, se siamo tutti d'accordo, vorrei impegnare in questo progetto qui, che è quello di fare una guida turistica basata sulle acque, e dove ha raccontato di tutto e di più, per cui la nostra immaginazione è già più che altro sollecitata, di un turismo, di itinerari legati e fatti per valorizzare le opere e la storia e questi e le prospettive di questa risorsa che secondo me è sempre di attualità, insomma. Grazie. Grazie Alessandro. Come dicevo, allora ancora un ringraziamento a tutti. Io diciamo voglio fare un ultimo appello, perché in questo momento diciamo di grave crisi economica del settore, che ha colpito un po' tutti, ha colpito anche diversi settori dell'economia, ha colpito le scuole, come diceva Alessandro, e ha colpito purtroppo anche le case editrici, per cui io ribadisco l'appello di acquistare questo libro dal sito della Biblion Edizioni, che è una piccola casa editrice. Poi Andrea, magari vuoi parlare anche di quello che fate, magari per concludere il discorso, perché io ritengo che soprattutto in questo momento storico bisogna dare sostegno a chi fa pubblicazioni non commerciali ma di qualità e che valorizzino il territorio, soprattutto dove noi viviamo, perché noi tutti stiamo vedendo una Milano in grandissima trasformazione urbanistica e vogliamo continuare a vedere una Milano che diventa sempre più bella, più accogliente, più turistica, come abbiamo visto. Andrea, parlaci un attimo della tua casa. Allora, siamo una casa editrice che si occupa soprattutto di saggistica, nata come per i libri di testo per l'università, che negli anni ha cercato di toccare altri ambiti, e in particolare la collaborazione con Riaprire i Navigli fin dagli inizi, dal primo Riaprire i Navigli si può, attraverso prima i Navigli a Milano, e ora il discorso è esteso a tutta la Lombardia con questo libro. Vi mostro di nuovo la copertina, questo Atlante delle 54 conche della Lombardia. La storia è presente nel libro, sono oltre alle immagini ci sono i testi di Brichetti, di Biscardini, ma basati sui libri degli altri autori. C'è anche tantissimo di Malara tra le fonti, che è stato nominato. E quindi tutto quello che non abbiamo potuto raccontarvi questa sera potete leggerlo nel libro e acquistarlo sul nostro sito. Grazie, grazie Andrea. E grazie a tutti. Quindi adesso vi invito tutti, diciamo, anche a seguire gli eventi che organizza la Fondazione Perini sul nostro sito www.fondazioneperini.org, sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dove raccontiamo la memoria storica, il rinnovo urbano, ma non solo, in maniera alternativa. Per cui noi, attraverso soprattutto Instagram, periodicamente, almeno 3 volte alla settimana, postiamo delle chicche e delle pillole di cultura che stanno attraendo, diciamo, anche un vasto pubblico su questi nuovi canali social. Come vi dicevo, la Fondazione Perini non si occupa solo di memoria storica e rinnovo urbano, ma fa anche progetti sulla legalità. Il progetto della legalità, l'ultimo, è iniziato nel 2014, che è stato fortemente voluto da mio padre Antonio Iosa in prima persona. Progetto sulla legalità che ha coinvolto
che è stato itinerante perché ha coinvolto tutti i municipi di Milano, a partire dal municipio 8 dove la Fondazione Perini ha la sua sede, per poi passare la cosiddetta fiaccola della legalità al municipio 6, 5, 4 e l'anno scorso al municipio 7, con cui siamo riusciti a fare un po' di eventi, ma con la storia del coronavirus andremo avanti anche quest'anno. Sempre nell'ambito del progetto legalità, voglio invitare alla presentazione del prossimo libro, che è quello del 29 marzo, che è praticamente un libro scritto dall'Armando Curcio Editore, e che appunto riguarda la storia di due preti uccisi dalla mafia, Don Pino Puglisi e Don Beppe Diana. Questo qua è il libro e verrà presentato da Fabio Iadeluca. Sarà presente a moderare l'incontro, oltre al sottoscritto, anche Mario Consani, cronista giudiziario del giorno. E quindi io vi invito il 29 marzo a seguire questo importante dibattito. Perché abbiamo voluto presentare questo libro, oltre che perché fa parte del nostro DNA la questione giustizia e legalità? Perché domani ricorre l'anniversario dell'uccisione da parte della mafia di Don Beppe Diana. E quindi riteniamo che sia un momento opportuno per fare anche di memoria storica, una memoria storica legata alla legalità, alla giustizia, perché l'esempio di questi due preti deve costituire un monito, un esempio per tanti giovani. Cercheremo di coinvolgere anche le scuole per questo evento e mi auguro di riuscire anche a fare un collegamento Milano-Palermo per coinvolgere le scuole e le associazioni coinvolte in questo progetto che stiamo portando avanti. Quindi vi aspetto tutti al prossimo evento del 29 marzo. E per il resto basta, tutto qui. Ringrazio tutti, ringrazio Roberto Biscardini. Grazie a voi. Ringrazio Edo Brichetti. Grazie. Alessandro Cornaggia. Buonasera. E Andrea Castagna, della casa editrice. Grazie a voi. Grazie a tutti e alla prossima iniziativa. Arrivederci, ciao.